Eccoci, ultimo contributo con Riccardo Brosco, complimenti capitano, buonasera. Allora, succede che Andrea Ferraris, che è l'uomo che fa i gol, batte il calcio d'angolo, succede che Riccardo Brosco, che deve fare il difensore, fa il gol che vale 3 punti. Tocco di magia. Sì, sì, sono contentissimo sia per il gol ma soprattutto per i 3 punti, perché secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, come al solito sacrificio di squadra, di gruppo, abbiamo anche giocato bene a calcio. Il mister ce l'ha detto, ma ci aveva chiesto a fine primo tempo di essere più incisivi, perché magari belli da vedere, però dovevamo andare a far male. E si è visto qualcosa in più nel secondo tempo, un po' più pizzico di cattiveria, abbiamo avuto anche 2 o 3 palloni secondo me importanti per far gol, e quindi il gol mio è stato un po' una liberazione di gioia, diciamo. Ma raccontacelo sull'angolo di Ferrari, si è trovato spazio nella difesa, come è andata? No, abbiamo degli schemi, e quella palla era sul primo palo, e ha messo una gran palla Ferrari, sì, ho fatto il terzo tempo e sono riuscito ad anticipare il difensore loro. Che l'hai colpita? Di fronte, proprio dritto. Colpo di testa, proprio. Sì, preciso, sì, preciso. Sì. Tu Riccardo hai tante partite fatte in Serie B, hai tante esperienze. Il Pescara deve continuare così con umiltà, perché il nostro gioco lo prevede proprio, nel senso che appena qualcuno non molla un pochino c'è un uomo dall'altra parte che è da solo un po' più libero, quindi dobbiamo continuare con questo atteggiamento, che secondo me se continuiamo così possiamo arrivare veramente lontano. Ti chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio, la mia domanda è: cosa è cambiato tra il Pescara del primo tempo, come dicevi giustamente tu Riccardo, bello da vedersi, che faceva un buon calcio, al Pescara del secondo tempo che pronti via si è avuto una palla gol colossale, poi ne ha costruite almeno altre 3 prima del gol tuo? Sì, sì, ci siamo parlati a fine primo tempo, abbiamo detto sì, sì, ragazzi, bravi, giochiamo bene, però dobbiamo andare a far gol, perché alla fine sentivamo tra di noi che la partita ce l'avevamo in pugno, che si poteva vincere, che a loro bastava un episodio negativo per ammazzarli psicologicamente, perché vivono un momento di difficoltà, anche se è un'ottima squadra fatta di grandi giocatori, ma quando le squadre sono in difficoltà le devi saper uccidere. Ti do l'auricolare Riccardo per la domanda da studio, nel frattempo che ti microfoni voglio ricordare una cosa che forse è sfuggita, perché sul finire del primo tempo, quando non è riuscita bene la salita della linea del fuorigioco, Plizzari, un po' di misunderstanding, che non stava prendendo il pallone, ha fatto un grandissimo intervento difensivo. Sì, sì, adesso stavamo a fine partita, ne stavamo parlando. Che diceva Plizzari? No, niente, io gli ho detto tante volte ci salvi diciamo il culetto te, stavolta te l'ho salvato io, dai, una volta per uno. Lui, io sono sicuro che la prossima volta ci penserà lui. Studio per Riccardo Brosco, sì, che ci ha raccontato questo aneddoto carino. Anche perché lì ha rischiato, a mio avviso, un po' troppo Plizzari, è stato bravissimo Brosco. A proposito, Riccardo, possiamo fare così un accordo? Ogni lunedì fa il collegamento via Zoom, visti gli effetti. Si può fare, no? Sì, sì, questa settimana riproponiamo tutto. Così. Scaramantico Brosco. No, no, non tanto, però meglio non rischiare. Domanda ultima per il capitano e lo salutiamo. La domanda facciamo fare a Fabio. No, io a Riccardo, sulla partita abbiamo detto già tutto. No, in virtù di quello che ha detto prima il mister in conferenza sulla coesione del gruppo, sull'integrità morale, sull'impegno, volevo chiederti, pensavi che fare il capitano di questa squadra dove sono tanti giovani a inizio anno fosse un po' più difficile anche nella gestione della settimana, per come i comportamenti, gli insegnamenti, perché poi adesso sembra che questo gruppo invece sia molto più maturo rispetto all'età? Guarda, devo dire che quest'anno mi stanno dando una mano anche i miei compagni. Ci sta Pippo Pellacani, che sta facendo una grande stagione e mi sta aiutando anche dentro il gruppo. Ci sta Valsania, che è grande e ha tanta esperienza. Ci sta Plizzari, che comunque è piccolo ma ha il cervello di uno di 30 anni. Quindi mi danno una grossa mano. Forse mi scordo qualcuno, Bentivegna. Comunque quest'anno siamo più maturi. Non conta l'età, ma conta la maturità.